Nel 50° anniversario della scomparsa di Totò proseguono in città le iniziative per ricordarlo e dopo il Maggio dei Monumenti, anche l'estate a Napoli organizzata dal Comune, si apre nel segno del Principe. Dal 15 giugno al 3 luglio, nella Libreria del Cinema e del Teatro in via del Parco Margherita, si terrà la rassegna Le spalle di Totò da Mario Castellani a Giacomo Furia. Un ciclo di incontri, proiezioni e dibattiti con i grandi attori che hanno accompagnato l'artista nel corso della sua carriera cinematografica e teatrale. Totò ha avuto l'intelligenza di contornarsi di grandi spalle, di grandissimi attori. Ecco, non sono spalle, hanno una loro identità precisa, sono tutti grandi attori, mutuati tutti quanti dal teatro, perché Totò attingeva dal teatro e dal teatro vengono Fabrizi, viene Peppino, Nino Taranto. Chiamarle spalle fa un po', insomma, è un po' strano. E quindi noi abbiamo voluto mettere in risalto la spalla che ci racconta Totò e ci racconta se stesso. Totò era il cuore, l'anima di una grande tradizione artistica, teatrale, cinematografica, che ha avuto degli straordinari protagonisti, tutti di livelli altissimi, che hanno fatto gran parte della storia teatrale e cinematografica del nostro paese. Quindi ci sembrava giusto, ricordando Totò, di rimettere insieme questa straordinaria famiglia di grandi interpreti napoletani. E ovviamente l'occasione, questa importantissima apertura di questa libreria del cinema e del teatro. L'evento, ideato da Alessandro e Andrea Cannavale con il responsabile della libreria del cinema e del teatro Giulio Adinolfi, è curato dal critico cinematografico Marco Giusti e sarà occasione per aprire al pubblico proprio giovedì 15 giugno la libreria, che contiene migliaia di volumi collezionati accuratamente dall'attore Enzo Cannavale nel corso della sua lunga carriera professionale. Invito tutti i napoletani a venire a visitare, dove troveranno delle cose inimmaginabili, copioni scritti a mano dell'Ottocento, spartiti musicali, tutte le canzoni delle Piedigrotte, riviste di tutti i tipi. Io spero che dal 15 giugno al 3 luglio tanti vengano a visitare la RAN ad assistere a questi dibattiti. Ci sarà Sergio Assisi che parlerà del rapporto di Totò con le donne, ci saranno tanti personaggi importanti che parleranno di Taranto, di D'Alessio, di De Vico, di Peppino, dovrebbe venire Luigi De Filippo, dovrebbe venire Carlo Croccolo. Quindi stiamo in fase di allestimento, ma dal 15 luglio pronti a partire.